Verona è in pieno clima natalizio, ma vedere allenarsi Italia e Ungheria fa tornare i ricordi alla calda estate di Barcellona, alla sfida che valeva il passi per la semifinale europea, partita persa dal Sette Rosa negli ultimi incredibili 30 secondi. Ora, in Europa Cup, l'Italia ha l'occasione per scrivere un'altra storia. Apriamo un capitolo nuovo, una nuova stagione, i due anni preolimpici sono quelli fondamentali e siamo felici di venire anche in una piscina del genere con tanto pubblico e sappiamo che sicuramente avremo un pubblico calorosissimo e quindi siamo molto felici. Arrivate dopo il bel successo sulle campionesse europee dell'Olanda, questo vi rafforza? Abbiamo messo un mattoncino, adesso vogliamo lavorare forte, a testa bassa, costruire appunto delle basi solide per poi andare a fare gli obiettivi, diciamo, quelli per cui ci siamo preposte e quindi sono tanti mattoncini, non ci vogliamo sbilanciare, anzi sono tutti allenamenti, tutte prove dove prendere spunto e correggere sempre le cose da migliorare. Giulia Gorlero, da futura psicologa, qual è il consiglio che darai alla squadra? Di divertirsi sicuramente, di goderci questa cornice che, ripeto, sarà sicuramente bellissima e niente, sicuramente di credere nelle nostre potenzialità. Penso che appunto la parità contro l'Olanda abbia dimostrato questo e niente, dobbiamo puntare sempre più in alto.